Venuto con Padre Pio dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina qui in San Giovanni Rotondo. In questa giornata di festa, in questa giornata importante per tutti noi, ci troviamo vicino all'ambone di questa grande e stupenda chiesa, realizzato dalla grande artista Vangi, e vogliamo dare uno sguardo su questa immagine, Maria di Magdala che incontra Gesù risorto. Proprio oggi vogliamo raccontarvi, accanto all'ambone della chiesa di San Pio da Pietrelcina, quanto scrisse Padre Pio, dobbiamo supporre, nei primi anni del suo sacerdozio, così come raccontano i curatori dell'epistolario di Padre Pio, nell'epistolario numero 4. Abbiamo un vero e proprio discorso di Padre Pio sulla Pasqua. Infatti, raccontano i curatori dell'epistolario che la grafia marcata, ben leggibile, ci riporta ai suoi primi anni di sacerdozio e pensiamo, scrivono che i due discorsi, perché ne scrisse anche un altro legato alla festa dell'Assunta, possano essere stati pronunziati a Pietrelcina, negli anni in cui Padre Pio aiutava nell'apostolato parrocchiale Don Salvatore Pannullo. Cosa scriveva Padre Pio nella sua Pietrelcina il giorno di Pasqua? Resurrexit. Ecco il grido di giubilo che la Chiesa innalza in questo giorno da ogni angolo della terra. E tutti i popoli cristiani, affrettandosi insieme, solennizzano in modo speciale in questo santo giorno, rispondendo all'invito della Chiesa con le parole del Santo Apostolo: Risorgiamo noi, pure in vita nuova, morigerata e santa. E noi, scrive Padre Pio, signori miei, che abbiamo avuto questa grazia di essere una porzione di questo immenso stuolo di popoli, festeggiamo solennemente questo giorno. La nostra Chiesa festeggia dunque oggi la risurrezione di Gesù Cristo, suo sposo, nostro Redentore. Perché Gesù Cristo si sacrificò alla morte? Per espiare le nostre colpe, mi risponde la fede, scrive Padre Pio. Perché risuscitò con tanto strepito di prodigi? Per testimoniarci il conseguimento della nostra redenzione. Nella morte di lui, scrive Padre Pio, ci rammenta che eravamo morti nel peccato, nella sua risurrezione invece abbiamo un perfettissimo modello del nostro risorgimento alla grazia. Vi invito, cari amici, a leggere questo discorso di Pasqua di Padre Pio, leggerlo anche sul sito internet padrepio.it, dove raccogliamo tutte le testimonianze e tutti i racconti di questo minuto con Padre Pio. Padre Pio da Pietrelcina concludeva questo discorso così: Il Dio benedica e confermi i nostri buoni propositi. In questa giornata di Pasqua è Padre Pio che fa gli auguri a tutti noi. In questo giorno della solennità perduri nella gioia delle vostre buone coscienze, scrive Padre Pio. Nelle soddisfazioni dei vostri doveri, nella santificazione di voi stessi.